continuiamo a spingere nella nostra avanzata per arrivare alla Keystone, che è la chiave per accedere a tutti i mondi della Legione. Altri sacrifici da fare, altre mazzate da dispensare, cosa buona e giusta. Nel frattempo, B... mettiamo le cure qui. E questi Crystal Fragments mi sa che non servono al per il vendor. Servono per aumentare il mio danno eventualmente. Vabbè, li metteremo qui. E in più mi ha dato questo 5 che se interrompo recupero anche Fury. Va bene, mi piace. Fammi ciucciare un po' di fiori che gli faccio l'occhietto. Ok, basta. Morto belaie. Pigliamoci gli oggettini. Abbiamo avuto anche l'aiutino dei naga. E procediamo alla prossima quest. Bisogna sacrificarci. Uno di noi si deve sacrificare per aprire il portale. Sì, ci abbiamo sto grosso problema. Demon Hunter che si sacrificano così a caso. A gradire. Ah, un Hearthstone era uno di che. Giusto per recuperare un po' di vita. Che faccio? Lo sacrifico io o faccio sacrificare lui? Secondo me si sacrificherà lui a prescindere. Quindi diciamo vai. Vai di base. Si sgozza e mi potenzia il Keystone per attivare un altro po' di soccorsi. Sì, i Demon Hunter sono gli emo di World of Warcraft. Hanno superato gli... hanno di gran lunga superato i Draenei. Qui ci sono tutte le tizie e cose che non so cosa siano. Ah, i Shivarra sono queste. Le Shivarra, va bene. A small force has infiltrated the Black Temple, but the Shatari army is still being rebuilt. We are to obtain the Sagarai Keystone with all due haste and return to aid in the defense. If you will excuse us, come, my dears, up the volcano to the foothold. Le Shivarra sono le espressioni della corruzione. Sono le signore del desiderio, le signore della distruzione, le signore dell'appagamento, insomma, queste cose così. E si combattevano fortissimo nel Black Temple. In realtà ce n'erano anche qualcuna in Karazhan a suo tempo, quando venne infettata dai demoni. Mount up. Aspetto che arrivi il bombardamento. Parto. Sì, recuperare i tesori sotto bombardamento può essere fastidioso. Ok, continuiamo a salire in direzione del vulcano che è lì, eccola là. È una cattedrale quella. Ah, c'è anche pallozze di antiaerea, sono quelle. Ecco qui le questicciole. I Doomslayer sono scesi in campo anche loro. Sono le forze d'elite dei Demon Hunter, della legione. Ok, abbiamo preparato l'assalto, ci saranno truppe aeree, ci saranno truppe a terra, tanti sacrifici perché è giusto che sia così. Ora andiamo a parlare con questo Jace per avere un'altra visione del campo di battaglia, così da poter capire qual è il modo migliore per agire. Ah no, devo usare proprio il mio Spectral Sight per entrare in caverna e capire quante truppe ci sono. Ecco qua. Più. C'è anche un tesoro lì dentro. Quindi essenzialmente abbiamo due butcher, altri butcher più giù. Va bene, si può fare, sono tantissimi. Uccidiamo Fellor Kaza. Tanti occhietti. Ed entriamo subito. Ah, abbiamo fatto bruciato tutto con l'occhietto.
Bene. Mi butto subito in mezzo alla battaglia. Zic, 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 zic. Scendo l'occhietto mio. Voilà. Che bello l'occhietto. Fa un sacco di male, tira un sacco di agro, ma fa niente. Puliti. Dovremmo salire? Ah, da lì dietro si sale, ok. Ah, c'è il doppio salto, è vero, dimenticavo. C'è un aspetto di questa classe che è anche molto figo, ed è il doppio salto con la planata finale. Ve lo mostro subito. Praticamente si può fare un salto, un doppio salto, e si può anche fare il doppio salto con planata. Wheelè, che mi permette di raggiungere ovviamente altezze che altrimenti non raggiungerei. Perché, ripeto, incoraggiano molto la mobilità. Tutte queste... questa classe incoraggia moltissimo la facilità di movimento. E questo è casa, il Fel Lord. Ok. Ora devo spegnere i Devastator che ci stanno bombardando pesantemente. Sono quelli lì. E poi devo fare altre due quest. Vabbè, World Progress suppongo si farà da sola. Un talento nel frattempo. Che cosa metto di bello? Fel Rush. Più I-Beam, no, metto più Chaos Strike. Perché l'I-Beam mi terrebbe fermo. Quello del salto mi serve fino a un certo punto per aumentare il danno. Preferisco fare più danno con i miei bei colpi. Come lo spengo questo coso? Ah, ecco qua. Chiamo all'ordine tutta la legione. Captain's report. We've encountered heavy resistance near the soul engine. Our assault is underway. I'll join in when you attack the Overseer. Battle Lord, report! Cartoon! Mi sa che i Battle Lord hanno preso belle pazzate e non rispondono più al rapporto. Eccolo qui. Il generale Volorov. Liberiamo i Naga. Facciamo le nostre belle mossettine. Occhietto, occhietto. Ah, è bello grosso così. Occhiettino, occhiettino. No, mi fa saltare in alto. Aio. Fa bei danni, fa bei danni. Occhiettino, occhiettino. Ok, mi curo un attimino. Gli do Chaos Strike, che fanno sempre bene. Le pozze. Devo ricordarmi di interromperlo quando possibile, così recupero focus. Ma posso interrompere la caduta sempre, così è utile il salto. Mi piglio anche le mie belle spalline. Buona. E ritorniamo a combattere. Quello l'ho spento. Dobbiamo andare a trovare gli altri Devastator da spegnere, che sono da qui. Eccolo lì l'altro. No, uccidiamo anche un'altra Imp Mother. Dove dovrebbe essere? Ah, ci vado subito. Eccola che è ripoppata, c'è anche il tomo. Vabbè, ce la facciamo, siamo pure in tre, siamo. Occhiettino, occhiettino. Tolgo dalla pozza. C'hanno sempre il bel bagnetto pronto, le Imp Mother.
Va giù e pigliamo il tomo. Ah, c'è anche una regina delle mamme dell'imp. Che schifo. Ora ci staranno attaccando tutti per recuperare il tomo. Ma siamo in tre, ripeto. Ah, non c'è nessuno, vabbè. Qui c'è anche un altro boss nel frattempo, che ci andremo a fare subitissimo. Brutag. Ah, praticamente è il forgiatore della legione. Bello. Occhiettino. E ci manca l'ultimo Devastator, che dovrebbe essere da queste parti, ipoteticamente qua. Ah, c'è un altro cattivone qua, davvero. Vabbè, facciamoci entrambi e passa la paura. Spegniamo questi stabilizer, facciamo un po' di pulizia di schifi. Ok. E ci facciamo anche King Voras. Ah, che okay, è stato intrappolato. Il Battle Lord Elite è stato intrappolato. Vabbè. E tutti gli altri che fine hanno fatto? Boh. Saranno morti malissimo. Ok, è morto anche questo. Ah, quello era il marito della tizia, che schifo. E ci manca quindi l'ultimo Devastator, che è proprio quello là, da spegnere. E poi dovremmo poter riuscire ad entrare nella fortezza. Perfetto, qui arrivano gli Ashworn, piazzano bombe. E fa boom. Perfetto, possiamo tornare al nostro capo e completare questa quest.